Fanciulli, buongiorno, match day Toro Bologna oggi. Siamo già in zona stadio. Che vi devo dire? La matematica non ci ha ancora condannato, quindi teoricamente una speranza per la conference. Cioè, il problema è che vedendo le partite che abbiamo mi viene da piangere. Detto ciò, andiamo ad affrontare un Bologna che è già in Europa, che sogna la Champions, quindi non vi dico le mie aspettative perché già lo potete immaginare conoscendomi. Però vabbè, speriamo di essere sorpresi positivamente con effetti speciali. Saluto, zona stadio e poi ci vediamo dentro. Fanciulli, sono già dentro allo stadio con largo anticipo, un'ora circa questa volta, per un semplice motivo. Non vedete perché. Questo è il cielo sopra Torino, sopra lo stadio olimpico. Sta diluviando. Iniziato a scendere per bene e allora toccava entrare. Fanciulli, stadio pieno nonostante la pioggia e tantissima affluenza dei tifosi del Bologna, direi anche giustificata. Uno, perché Bologna-Torino non è così lontano, due, perché sta vivendo un sogno, quindi come dargli torto. E vi dico la verità, rosa un po' parecchio per questa cosa. È un'invidia sana, mettiamola così, nel senso che loro sono meritatamente lì dove sono meritatamente in Europa e magari in Champions, hanno fatto un campionato straordinario, merito di progettualità, continuità e lavoro. Thiago Motta è stato bravissimo nel valorizzare alcuni giocatori, Sartori è stato bravissimo nel trovare alcuni giocatori, prenderli, per dire il turno. Sicuramente il prossimo anno secondo me sono un'incognita, però ci sarà modo e tempo di pensare che quest'anno devono godersi quello che hanno ottenuto meritatamente. E vi dico, rosico veramente. Perché? Perché dà fastidio, tra virgolette, che altre squadre siano lì dove vorrei che altre squadre, tolte le sette big, tra virgolette, no? Siano lì dove vorrei che la mia squadra, il mio Toro, fosse, per quello che è. Mezzo sfiorato
venuto dal primo tempo, non so che fallo abbia fatto perché è dall'altra parte rispetto a me, però giochi con un giallo per due partita, questo è un po' grave. Doppia occasione ancora al quindicesimo, Fanciulli ovviamente non si è riuscita a concretizzarla, il Bologna che riparte in contropiede, tiro da fuori area, meno male che, cioè non da fuori area, era un po' decentrato, meno male che ha leggermente sfiorato il palo, rischiava di essere pericoloso. No, vabbè, ma noi c'abbiamo una sfiga della Madonna, traversa, poi era lì ancora davanti, uno dei nostri forse Zapata l'ha ancora provato a prendere, Skorupski o qualcun altro, di riffo tira a fare la presa, ma porco il demonio! Cioè noi già non segniamo manco con le mani, ma che mo ci si metta pure la sfiga, cioè veramente, non lo voglio accettare. Piove letteralmente su tutti i punti di vista sul bagnaio perché esce al 27esimo Vlasic, si è fatto male perché si era accasciato in aria, entra lì dentro. Che vita ragazzi, infatti è stato il momento dedicato al Gran Torino e domani insomma c'è la commemorazione, 75 anni, e vi metto poi domani il video di questo momento dedicato solo a questo, quindi oggi in questo video non ci sarà, merita una parentesi a sé, anche perché è sempre una roba veramente toccante, commovente, non c'è volte in cui io non mi emozioni, ma è una roba inspiegabile, solo chi lo vive lo sa. E da brividi, e domani vi metterò questo momento. Fanciulli inizia lo secondo tempo, ennesimo cambio da una zona e dall'altra, anche perché Toro purtroppo già ha usato uno slot a causa di infortunio Vlasic. Allora, per quanto riguarda il primo tempo, Fanciulli, devo dire che il Bologna era partito meglio, diciamo che è venuto qua pensando di volendo fare la partita e per larghi tratti è stato effettivamente anche così, anche se poi in realtà il Toro forse ha avuto più occasioni, purtroppo non concretizzate, ma questo è un altro discorso. Comunque è stata una partita abbastanza vivace, soprattutto nella prima mezz'oretta. Vediamo ora che cosa aspettarci al secondo tempo, anche perché noi, ahimè, sapete, io non reggiamo 90 minuti. Aveva un giallo sulle spalle ed entra Moro. Madonna, Savic si è lanciato e ha preso un tiro da fuori area. Sembrava nulla e invece bravo. Allora, io non so se siamo noi maledetti da qualcuno o se sono questi benedetti da Dio, perché follia, cioè Ilic non so, Madonna cosa si è mangiato, ma di nuovo due occasioni nitide una dietro l'altra mandate a quel paese. Io non ho parole, non so più cosa dire. Madre, no, veramente, follia. Fanciulli nel Bologna al 23esimo sono entrati Oscar e Orsolini. Questo dove sale. Mi è piaciuto, devo dire che sta facendo quest'anno molto molto bene. Occhio ad Orsolini, ricordino. Comunque noi sbagliamo tanti di quei passaggi, ma al di là del fatto che molti oggi sono insufficienti, cioè la maggior dell'80% dei giocatori, però cioè non si riescono a capire tra di loro, questa è una roba grave perché non sfrutti quelle poche occasioni che ti credi. Fanciulli esce Sanabria al 32esimo, il peggiore in campo, inesistente, proprio. Io non so che fine abbia fatto Toni, malissimo, ed entra Pellegrini. Allora Fanciulli, c'è stato un calcio d'angolo al 32esimo e ho visto adesso i ragazzi ancora andare contro l'arbitro, non ho capito se ci possa essere un possibile farlo da rigore o qualsiasi cosa, non ho visto perché ovviamente sono dalla parte opposta, quindi come sempre lo capirò posteriormente. Allora, noi se non ci complichiamo la vita da soli non siamo contenti. Savic ha fatto una cazzata che rischiava di pagare grossissima. Cioè, non bisogna mai giocare, far sto cazzo di giochetto, palla al portiere, portiere, difensore, difensore, portiere, quando soprattutto c'è in agguato i giocatori del Bologna. Non si fanno ste cagate. Fanciulli intanto è uscito
desidera Bologna. Mi spiace dirlo, ma oggi secondo me gran merito di Buongiorno, infatti uno dei pochi succedenti nel Toro, che è riuscito insomma a cavarsela molto molto bene. Madonna, un altro rischio corso al 39esimo, meno male che c'era, adesso non so se Martina Buongiorno lì proprio sul secondo palo, però azione partita da quasi certo fallo su Pellegrini, è lungi da me difenderlo, però allora Fanciulli esce per la nova, oggi non mi è piaciuto, vi dico la verità, 5,5 ed entra l'altro. Brevido il 44esimo, quasi 45esimo, sul calcio d'angolo del Bologna, qualcuno se l'è scopata così sui piedi e rischiava di essere pericoloso. Sarebbe stato un gol orribile, però rischiava di essere pericoloso. Finita, Fanciulli, 0-0. Ora parliamo. Allora, Fanciulli, sì, sono un po' al buio. Sono in macchina, finalmente, perché sto morendo di freddo. E niente, Fanciulli, che dirvi? Sicuramente da un lato qualcuno può dire vabbè, un pareggio col Bologna non è male. Sì, per carità, perché il Bologna ci è superiore, però mi resta un po' da amaro, e sicuramente non abbiamo perso, cosa che secondo le mie aspettative iniziali non era assolutamente pronosticabile, e quindi già quello va bene, per carità. Però non lo so, mi aspettavo qualcosina in più, magari anche a livello di atteggiamento. Oggi non mi sono piaciuti, per me sono stati insufficienti praticamente quasi tutti. Mi sento di salvare Buongio, Masina, Zapatone gli do un 5,5 perché comunque facendo l'attaccante dovrebbe essere un po' più incisivo, poi so che spesso e volentieri non è colpa sua, però ha fatto una partita di sacrificio assolutamente, cosa che non si può dire per il suo compagno di reparto, come vi dicevo Tony, e nemmeno l'ombra della sua brutta controfigura. E Voivoda in quella posizione vi devo dire che non mi dispiace, mi piace più di quando lo mette esterno a centrocampo, quindi potrebbe essere una bella scoperta, anche se insomma scopriamo adesso che alla fine serve a poco. E niente, Fanciulli, Bologna è lì meritatamente, anche se secondo me è stato poco incisivo nella fase offensiva. La differenza, lo dicevo, comunque la vedi anche tra le due panchine, l'avevo detto in modo simpatico, ma non è così. E peccato, perché era una buona occasione magari per rendere un po' più onore, visto che agli immortali, visto che domani c'è la commemorazione, cioè insomma il ricordo. E tra l'altro la cosa che più si salva, esatto, forse l'unica cosa che si salva degna di nota, è stata proprio il momento dell'intervallo, quando c'è stato, quando hanno suonato il brano quel giorno di pioggia, che è un brano che veramente mi fa piangere il cuore. E domani vi pubblico quella parte perché è veramente emozionante, veramente bella, e quindi merita uno spazio a sé. Adesso niente, Fanciulli, che dirvi? Ci vediamo in settimana, non sarò a Verona perché lavoro in pista e quindi avendo la messa proprio di domenica alle 3 mi è impossibile, però niente, poi ci aggiorniamo per le prossime, sperando che escano queste benedette date, perché le ultime giornate le sai veramente il giorno prima della partita, follia. Un bacione, Fanciulli, buon weekend.